tuoi colori in alto porterà. Giornata numero 16 del campionato di eccellenza per voi in diretta www.eventindiretta.it. Chiodo Fisso, gli amici del Chiodo Fisso che salutiamo. Dopo la grande vittoria di giovedì contro l'Unione Calcio Biceglie, che ha permesso al Gravina di accedere alla finale di Coppa Italia, troverà il Taranto a fine di gennaio. Oggi arriva qui a Otranto per cercare di consolidare la classifica che vede, e si parte in questo momento con il Gravina che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. La palla colpita di testa da Malerba, anzi dal comprese le coppe. Il grande acquisto del Casarano, che riuscì a centrare la promozione in Serie D. Villani cerca lo spazio per il tiro. Villani, grandissima rete di Villani. Incolpevole Jesenski. Cosa si è inventato Alessandro Villani? È andato a togliere praticamente. Sisalli e Fiorentino in due per lo schema, palla fuori, la Boragine può andare a calciare, preferisce invece mettere un pallone dentro Gentilesca, buono il passaggio, la Boragine in posizione regolare, dentro il pallone, sul secondo palo arriva la rete dell'1-1, Anaclerio segna la sua prima rete con la maglia del Gravina, di testa riesce a trovare il gol del pareggio, un po' distratta la difesa dell'Otranto che lascia completamente solo sul palo lontano. Bomber a tutte le latitudini, Alberto Villa che ora va a calciare con il solito destro. Palla direttamente in porta e la palla che rimbalza sulla linea, viene allontanata da Palermo sulla linea, palla che sbatte sulla traversa dopo il tocco di Adam Jesenski. E arrivano le proteste furibonde da parte di Villa che si salli. La palla dentro, ancora l'Otranto dentro, il pallone, il colpo di testa da parte per l'FBC, mentre Otranto che ha quasi tutta la panchina di under. A salutare Riccardo Lele. Morbido il controllo del pallone, Fiorentino va su Gentilesca, palla infilata in aria, il colpo di testa di Rana che va di poco fuori. Sisse in cielo Gigi Rana, parte Fiorentino, calcia direttamente in porta, c'è però Caroppo. La serpentina di Villani che va a calciare, gira il pallone e questa è una rete straordinaria di Villani, la doppietta di Alessandro Villani, e non possiamo fare altro che applaudire la bellissima rete di Villani. Palla di Palermo, poi Chessa fermato da Villani, sindaco Simoes, preciso il pallone per Alberto Villa, davanti a lui c'è Michele Anaclerio. Villa prova a girare, lo fa benissimo su Palma. Palma riceve il pallone, ancora un pallone dentro, secondo palo c'è Villa, mette ancora dentro il pallone e divora il 3-1 al centro dell'area piccola. Va Fiorentino alla battuta, il colpo di testa di Albano, palla alta sulla traversa, al network tante parole di commiato, di saluto a Vincenzo Ladogana che ha scelto Gravina. Villa in mezzo, il pallone toccato di testa da Palma che realizza il suo sesto gol in questo campionato.
buco in mezzo alla difesa del Gravina, appoggio di testa a palma per il 3-1 dell'Otranto, e ora diventa davvero difficile. Allontana palma Villa, insegue il pallone, Villa riesce a sfuggire ad Anaclerio, ancora Villa in aria, va giù e c'è il calcio di rigore per l'Otranto. Le proteste della Gravina in rosso per... Parte Villa con il destro, spiazza Jasenski per il 4-1 del Otranto. Villa che segna la sua prima rete con la maglia dell'Otranto. La formazione rosso-blu, mentre arriva la chiusura dell'incontro, vince 4-1 l'Otranto contro il Gravina. Una gara, l'abbiamo detto in più circostanze, che ha visto l'Otranto predominare sul Gravina, Gravina che ha sofferto anche nel tentativo di andare a calciare in porta.